Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi è un browser game vecchio di quasi 10 anni, con un gameplay originale e una trama molto attinente agli eventi che stanno accadendo in questi mesi, ma che nessuno ha mai trattato finora su YouTube Italia. Il gioco di oggi si chiama Pandemic Swine Flu. Il titolo è giocabile da qualunque sistema operativo e qualunque browser web che supporti Flash Player ed è ambientato negli Stati Uniti, nell'anno 2009. Il link per giocarci gratuitamente lo trovate in descrizione. In quell'anno molti di voi si ricorderanno dell'esplosione di una pandemia influenzale chiamata influenza suina. Chi c'era all'epoca si ricorderà che gli epidemiologi, aspettandosi una pandemia dagli effetti devastanti data da questo nuovo virus, allertarono mezzo mondo dicendo di prepararsi all'evento ed invogliando la gente a vaccinarsi. Fortunatamente il vaccino fu efficace, in quanto è ormai decenni che l'industria farmaceutica sviluppa vaccini per l'influenza, ed inoltre il virus si dimostrò molto meno aggressivo del previsto, di conseguenza, seppure quell'anno fu caratterizzato da un incremento dei morti da influenza, la diffusione di questo nuovo ceppo virale non causò particolari problemi ai sistemi sanitari dei vari paesi. Questa è stata senza dubbio una buona notizia per l'epoca, ma ha avuto anche come effetto collaterale non trascurabile una grande perdita di fiducia nei confronti dei medici, con la nascita di gruppi antivaccinisti e negazionisti, oltre che con disinteresse da parte della politica a questo tipo di problemi, che puntualmente si sono riproposti 10 anni dopo con un virus molto peggiore, il coronavirus SARS-CoV-2, che oltre a mandare molta più gente al creatore, ha anche il simpatico vizietto di mandare molte più persone in grave insufficienza respiratoria e quindi in terapia intensiva per molti giorni. Ovviamente i posti in terapia intensiva sono molto limitati e gestire un singolo paziente in questi reparti costa migliaia di euro al giorno. Ovviamente queste migliaia di euro, moltiplicate per l'enorme numero di malati, la mancanza materiale di questi reparti attrezzati ed il totale disinteresse della politica di questi anni nella sanità hanno portato alla strage che abbiamo visto questo inverno. Vi basti pensare che l'Italia, come molti altri paesi, doveva attuare per tempo un piano per la gestione di un'eventuale pandemia, comprando fra le altre cose scorte di dispositivi di protezione individuali. Beh, ovviamente tutti se ne sono fregati visto che ai politici interessa più che altro demolirlo il sistema sanitario pubblico e si era quindi pensato che tanto le fabbriche estere avrebbero fornito i DPA in caso di bisogno. Ironia della sorte, queste fabbriche hanno per lo più sede in Cina nella zona di Wuhan. Ovviamente chi governa i vari stati di questo mondo, specie in un momento di profonda crisi economica come quello che stiamo vivendo, non è minimamente interessato alle vite umane perse quanto piuttosto ai mancati guadagni di chi comanda. Quindi finché hanno potuto queste persone hanno fatto di tutto per non isolare i malati. Prima tra tutti la Cina, che ha rinchiuso e minacciato chiunque cercasse di diffondere la verità già nota da parecchio tempo e da seguire anche i governi occidentali. Poi qualcuno di questi geni si ammala ed accorgendosi di non vivere in una campana di vetro iniziano a prendere provvedimenti. Ah, tranquilli. Non voglio fare politica. Ho preso lui come esempio perché i meme che lo prendono per il culo per l'aperitivo, detto da uno tendenzialmente di sinistra, sono semplicemente epici. Ma in questi giorni abbiamo purtroppo visto che nel mondo governa gente ben peggiore. Oltre a quello in foto possiamo infatti ricordarci del suo amico brasiliano e di quello che vende scatole di fagioli dalla Casa Bianca in piena emergenza per farsi amici gli ispanici che sta lasciando morire per le strade. D'altronde se nel tuo paese non esiste un sistema sanitario pubblico e quindi tu stato non paghi gli ospedali e le terapie intensive, che te ne frega di chiudere tutto rischiando di perdere dei soldi? Il gioco che stiamo vedendo in questo video, come già detto, è ambientato proprio negli USA e qui, dato che siamo nel 2009, dovremmo sconfiggere un'ipotetica epidemia di influenza suina. Probabilmente lo sviluppatore non immaginava di vedere lo scenario da lui descritto 10 anni dopo con un altro virus. In questo gioco infatti, per ogni singolo stato degli USA, potremmo prendere vari provvedimenti per cercare di fermare l'epidemia.
potremmo ad esempio mettere in quarantena le città, bloccare i confini terrestri, i porti e gli aeroporti, distribuire mascherine, mettere intere zone sotto coprifuoco, bloccare o mettere posti di blocco sulle strade, utilizzare l'esercito a supporto della popolazione e degli ospedali ed ovviamente manipolare mass media e, visto che siamo in America e tutto si risolve a suon di fucilate, anche nuclearizzare intere città infette. Ovviamente tutti questi provvedimenti rallentano sì la diffusione del virus, ma hanno anche profonde conseguenze economiche. Come ha anche conseguenze economiche pesanti un'esplosione incontrollata di casi. I soldi in questo gioco servono a finanziare tutti questi interventi, ma anche alla ricerca di un vaccino, che ovviamente potrà essere utilizzato solo per immunizzare i soggetti sani e non quelli già infettati che necessiteranno di cure ospedaliere per guarire. Gli ospedali inoltre, una volta trovato il vaccino, inizieranno ad immunizzare la popolazione locale. Ma non si avranno i mezzi per vaccinare tutti subito, quindi chi avrà la precedenza? La fredda matematica vi aiuterà a decidere quali stati è bene vaccinare per prima. Un altro fattore da tenere in considerazione è il panico. Il panico è influenzato dalle notizie diffuse dai mass media e, se aumenta troppo, porterà a rivolte e saccheggi. I saccheggi faranno diminuire le entrate statali, inoltre il panico al massimo farà cadere il governo e quindi perdere la partita. Un altro modo di perdere la morte di gran parte della popolazione, mentre per vincere sarà necessario eradicare il virus dagli USA oppure vaccinare almeno il 70% della popolazione. Questo è il gioco in sintesi. Al momento so che gli sviluppatori di un altro famoso gestionale di epidemie stanno lavorando ad una modalità di gioco simile a questa, dato che nel loro titolo, che si chiama Plague Inc., il giocatore sta dalla parte dei microbi e deve far mutare il proprio microorganismo con l'obiettivo di sterminare tutta l'umanità. Sinceramente sono curioso di vedere cosa produrranno, dato che amo Plague Inc. Come piccola nota finale, ribadisco che il coronavirus SARS-CoV-2, come anche i vari ceppi pandemici dell'influenza, non è stato creato in laboratorio. Anche se vi sembrerà strano, la natura già da sola è in grado di creare armi biologiche molto più devastanti di quelle progettabili dall'uomo, ricombinando ad esempio i genomi di virus umani con le loro controparti animali, come normalmente fa con virus influenzali o coronavirus. A dirla tutta poi, le armi biologiche forse più devastanti in realtà le stiamo creando noi tutti i giorni. Usando male gli antibiotici, ad esempio per curare un banale raffreddore, stiamo infatti rendendo estremamente resistenti a questi farmaci molti microorganismi patogeni. Già da tempo negli ospedali non è raro trovare microbi resistenti a tutti i farmaci disponibili in commercio. Questo dato, unito al fatto che l'industria farmaceutica ormai da anni non sviluppa più nuovi antibiotici, nel giro di pochi anni, potrebbe portare l'umanità ad essere vulnerabile anche a banali infezioni. E quando questo accadrà, il Covid di questi mesi a confronto sarà una passeggiata. Altra cosa che mi fa incazzare come una iena sono i vari esperti che si stanno facendo la guerra in TV ed in rete a suon di opinioni che dicono tutto ed il contrario di tutto sul coronavirus. Soprattutto quando questi esperti sono medici. È anche colpa vostra se la vostra categoria viene bistrattata come inaffidabile. Forse dovreste pensare meno ad apparire e più a lavorare. Arrivederci al prossimo video, se mai ci sarà.